Buonasera a tutti. Vabbè, avere due consiglieri comunali così non è da tutti. Dai, grazie, grazie a Gioele, grazie a Valentina per essersi calati nella parte. Bella. La povertà e mille altre brutte cose. Ma io non credo che esaudirai queste mie richieste, perché so che Dio ci ha dato la possibilità di scegliere il nostro destino. Ha creato il mondo che doveva essere perfetto e ce lo ha donato. Gli uomini però lo hanno trasformato in un pianeta senza pace, dove accadono cose orribili. Questo perché non siamo stati in grado di usare il libero arbitrio e nel corso dei secoli abbiamo dimostrato più e più volte di non saper imparare dai nostri errori. Allora ti chiedo solo di risvegliare le nostre coscienze e far sì che questo Natale non sia solo una scusa per abbuffarsi a spendere soldi in regali talvolta futili. Caro Gesù bambino, mi scuso per le cose brutte che ho fatto. Per non pensarci più, pensa alle cose belle che ho fatto. L'amore nel mondo manca. Io condividerò la mia pace con chi ne ha bisogno, con chi non sta bene, con chi non ha lavori. Caro Gesù bambino, da grande vorrei fare la ballerina e la trucca bimbi. Vorrei che la mia famiglia stesse più a casa e non andasse a lavorare. Fai che mia sorella non tenga più il ciuccio perché ormai ho 3 anni. Tanti saluti da Virginia. Allora, questa manifestazione è nata 25 anni fa, per merito di Renato Lagomarsino, il nostro storico della Fontana Buona, grande mio maestro, come solita dire. È un concorso dedicato ai bambini della scuola elementare che vuole riproporre la Natività e quindi il presepe e la nascita di Gesù. E questo concorso poi si basa sulla presentazione di disegni per i bambini più piccoli e delle letterine per quelli un pochino più grandi delle scuole primarie, logicamente di tutto l'istituto comprensivo statale Cicagna. Quest'anno ci sono state 236 lettere e sono state lette tutte da una giuria apposta per Apposta l'occasione e ne sono state premiate 47, le più particolari, le più divertenti, le più sentite. Sono tanti anni che faccio parte della giuria e tutti gli anni c'è sempre qualcosa di nuovo. Quest'anno una cosa che mi ha colpito è un bambino che ha chiesto il nome dell'asinello e del bue, perché nessuno sapeva, per adesso non si sa ancora, poi sicuramente nei prossimi anni usciranno anche i nomi.